Mentre di là, insomma, si fa un po' di caciara, io mi prendo questo piccolo spazio perché voglio dire una cosa, però ho bisogno della telecamera più vicina. Mauro, ti puoi avvicinare un pochino, un pelo, grazie. Bene, ancora più vicino, grazie. Eccola qua, guardate che roba, guardate la tecnologia. Venga, guarda Mauro come lavora, guarda. Vieni, vieni, vieni. Ah, va bene così, grazie Mauro. Ah. La vedete sta fascia? Dico non faccio per vantarmi, ma questa faccia, diciamo, vissuta con questa espressione ruvida, corrucciata, cupa, posso dire a questo punto della mia carriera che è molto apprezzata dal pubblico. La gente mi chiede: ma come fai a fare quello sguardo, quella faccia, per citare una serie che faccio, alla Rocco Schiavone? Mi dicono: Giallini, pure se metti gli occhiali ci comunichi tanto con quello sguardo. Com'è che riesci a mantenere quell'espressione, guardando così a filo macchina, io direi così scettica, ma al contempo così profonda, guardinga e intensa? È una tecnica attoriale, un metodo, c'è un lavoro di introspezione. Cerchi dentro di te, scavi a fondo. No, è molto più semplice. Vedo casa, non vedo niente, non ci vedo, ecco. E allora ci sono cascati. Guardo così, ci ammassano. No, non vedo, perché se li metto, eccomi. Però questo difetto di vista si è rivelato utilissimo per il mestiere che faccio. Per fare mangiare la mia famiglia. Come si dice, fare buon viso, è il caso di dire, a cattivo gioco. Ma sono in buona compagnia, devo dire. Adesso ti puoi allontanare un po', Mauro. Ci sono personaggi dell'arte, della storia, del cinema, che sono ricorsi al loro difetto, alcuni anche un filo più importanti di me, mi viene da dire. Niccolò Paganini, per dirne uno, lo so che starete a ridere, ma insomma il livello è quello. Il violinista del diavolo, c'aveva ste braccia, ste mani sproporzionate, le dita lunghe oltre il normale. Una cosa a metà tra Freddy Krueger di Nightmare e Gianni Morandi. Beh, rifece di questo suo difetto la sua eccellenza, perché con quelle dita così lunghe riusciva a suonare il violino come nessun altro nella storia. Prendeva delle note e Leonardo da Vinci, uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, insomma inventori. Pensate, soffriva di strabismo. Mio padre diceva: con occhio gioca a biliardo e con l'altro segna i punti. Beh, pare che in questo difetto si nasconda e si sia nascosto il segreto della sua arte, perché gli permetteva di fissare il soggetto del dipinto già mentre lo guardava. Cioè, guardava il soggetto e guardava il dipinto. Diceva: come fai? Che ne so, capito? Peraltro, lo dico come curiosità, non so se avete notato, ma tra la mia espressione e quella della Mona Lisa, c'è una vaga somiglianza. Tony Iommi, per dire, il mitico chitarrista dei Black Sabbath, no? Quelli di Ozzy Osbourne, ha avuto un incidente da ragazzo e aveva perso le falangi di due dita. E da solo si è costruito questa protesi e grazie a quella inventò il suo modo di suonare, che poi ha fatto storia. Per tornare alla recitazione, un altro collega che mi viene in mente con un'altra anomalia fisica marcata è Rocco Siffredi. Ma forse pensarci bene, boh, a me non mi pare un difetto. Che dici? Eggi, è un difetto? Che? No, secondo me è invidia. Dici, Eggi? Sì. Ciao, Gio. Ciao, ma non ci pensavo. No, non ci pensavo.